vertice di una società e di una crescita. Quindi lì si vede proprio questa differenza nel trattamento. Cioè, da una parte la società americana punta tutto su una specie di scommessa, no? E infatti non a caso lo stesso autore Robin Wood, da cui ho mutuato, modificandola, la versione, la definizione di disturbo, lui la definisce disturbance, che è molto più efficace nella lingua originale, e questo chiaramente ha delle conseguenze, perché sempre lo stesso studioso di cinema ci dice come quella scommessa iniziale, che all'inizio nel primo Rocky e nella Febbre del sabato sera era ancora immersa nel clima della nuova Hollywood, cioè era la fase finale della grande stagione, appunto, del cinema americano degli anni 70, in cui c'era questa attenzione agli aspetti sociali. Cioè, la Febbre del sabato sera non è solo Tony Manero che va in discoteca, ma è la storia di un riscatto collettivo da un ambiente, appunto, anche di degrado generazionale, attraverso l'accesso a un mondo spettacolare, un mondo di fama anche immaginaria, che però coincide con un privilegio sociale, anche proprio definito dal trasferimento, dal trasloco di quartiere, da un quartiere di New York a un altro. E, sì, questo è quello che... In Italia chiaramente non ci può essere una cosa del genere, e questa fase si traduce poi negli anni 80 nella versione muscolare del cinema. Il cinema che è stato definito degli art bodies, che è la traduzione, proprio quello, appunto, per intenderci, di Rambo e di Schwarzenegger, dei vari Conan e di Terminator, che diciamo rappresenta proprio questi anni 80 duri, proprio questi anni 80 quasi disumani. Infatti il Terminator è anche la nascita, in qualche modo, del postumano, in versione in chiave postmoderna. Invece in Italia chiaramente tutto questo non ci può essere, ma c'è la registrazione di una sorta di decomposizione sociale. Quindi questo volevo. Sì, però è stato fatto al cinema. Sì, vi siete fatti. I cinefili sono una razza micidiale, è interessante, perché tra l'altro vi spiego perché avete forse capito questa passione, questa competenza di Christian per i fatti del cinema. Nasce dal fatto che lui, come artista, ha lavorato appunto sulla, come dire, composizione o ricomposizione di frammenti di film, quello, il lavoro che si potrebbe chiamare di post-produzione oggi, secondo una definizione corrente, o non dirò di citazione, proprio di ricomposizione di frammenti. Però questo lavoro suo, questa esperienza d'artista, che poi si riflette anche nel modo di costruire il saggio insieme con Sacco, non comporta però, secondo me, un chiarimento fondamentale, ammesso che sia possibile, perché comunque la questione è complessa, appunto, su quella che poi la morale finale del libro, cioè come si può ripartire la cultura. Cioè il concetto che qui è stato posto, la questione che è stata posta, come oggi questo problema della esigenza dell'innovazione creativa, come strategicamente si pone anche nelle scelte. E qui ci sono una serie di problemi che dal tuo libro ancora avanti. Cioè, per esempio, c'è un problema, quello a livello di letteratura, visto che non possiamo parlare solo di cinema, del problema sollevato da Wu Ming, è un gruppo anonimo che propone questa nuova forma di scrittura, letteratura, il romanzo sociale, addirittura, del quale sarebbe esponente massimo proprio Gomorra di Saviano, tesi peraltro molto contestata dai critici di Wu Ming. E quindi quali sono in realtà le scelte che tendono a creare questa sorta di nuova responsabilità della creatività, che è comunque un fatto non solo di disturbo, ma, come dici tu, comporta dei rischi, è un'operazione rischiosa.
come poi nelle scelte della nuova letteratura, della nuova arte figurativa, anche del cinema oggi, come si possono collegare? Io adesso non voglio cadere nella stessa trappola vostra, cioè adesso di parlare di arte contemporanea, che peraltro interessa parecchi degli ascoltatori, ma però, per esempio, cito soltanto perché per contribuire all'arricchimento delle, delle motivazioni per cui ognuno può trovare qualche motivo di interesse per leggere questo libro, lui per esempio a proposito di questa esigenza pone in qualche modo in competizione o in affronto quantomeno la, un lavoro di un artista pugliese molto importante, emergente, ma ormai affermato a campo nazionale, che è Francesco Arena, brindisino, che vive a Cassano, che è un, forse il maggiore, forse l'artista di maggiore rilievo italiano di nuova generazione, che ha realizzato questa installazione che compose queste chiamiamole ricostruzione immaginaria della cella di Aldo Moro, questa cassa di legno dentro la quale c'è un ambiente così disadorno come era o si poteva immaginare la cella di Aldo Moro, prigioniero delle Brigate Rosse, e a fronte quasi a distanza la, una installazione scultura promozionale e la, l'altra parte la scultura, anzi il complesso di sculture di Cattelan, titolo All Tutti, che sono queste 9 statue di cadavere, diciamo con un immaginario lenzuolo sopra in marmo, che sono stati presentati l'anno scorso a Venezia. E allora per esempio Cristian, questa è una questione che gli volevo porre da poco pubblicamente, ritiene che il lavoro di Arena sia una sorta di sterile operazione neoconcettuale in qualche modo o autoreferenziale, mentre invece nel lavoro di Cattelan, vuol dire questa sorta di rapporto sia pure ambiguo, allusivo fra la, la tradizione, in questo caso il marmo, Carrara, eccetera, la statuaria classica, e invece i morti che sono, possono essere i morti dei gergofili o di qualunque altro attentato del nostro paese, crea una sorta di frizione responsabile, un coinvolgimento anche diciamo emozionale più interessante. Ecco, allora su queste, per esempio, queste modalità, uscendo dalla casistica generale, dalle teorie generali, forse guardare il concreto, le scelte, le strade, le scelte, le possibilità, forse su questo dovremmo, avendo tempo, però non so se l'abbiamo, potremmo ancora discutere, nel senso di approfondire e verificare le tue posizioni. Sì, vengono, ci sono questi due esempi di, insomma, il New Italian Epic. Il vero confronto sia quello, se proprio bisogna fare un confronto, tra la letteratura italiana degli ultimi anni e l'arte contemporanea. Cioè, questi scrittori, il fatto che io trovo molto interessante è che consapevolmente o meno, questi scrittori hanno rinunciato, stanno rinunciando a scrivere il capolavoro. Perché in qualche modo credono che sia molto più importante tracciare un percorso, indicare in qualche modo la strada a quelli che scriveranno i romanzi tra 5, 10, 15 anni. Quindi in qualche modo si sono, in chiave epica, quindi anche in maniera, però un'epica italiana, quindi un'epica come può essere epico l'Armata Brancaleone, di, non la, non il, la, la, la definizione gergale, ma è il capolavoro di Monicelli, quindi quell'epica italiana, l'epica degli spaghetti western, l'epica appunto di Sergio Leone, per intenderci, e quello che stanno cercando di fare è di sostituirsi a una storiografia ufficiale e istituzionale che molte volte è carente, lavora a favore della, ha lavorato almeno negli ultimi decenni in molti casi a favore della, della rimozione, per in qualche modo ricostruire creativamente e narrativamente gli anni 70 o più di recente gli anni 90. E quello che sta succedendo è che scrittori più giovani, che negli anni 70 per esempio erano bambini o non erano neanche nati, ne stanno dando, ne stanno fornendo versioni che in qualche modo compongono tutti insieme una versione più vera del, del vero. Io ho parlato proprio con Nanni Balestrini, che è stato citato, e anche lui è molto d'accordo, perché mi diceva che
le versioni, tutte le versioni mimetiche, cioè che recuperano un linguaggio che ad oggi è comunque morto, quindi lo recuperano in chiave di archivio, sono destinate a fallire proprio perché risultano incomprensibili oggi. Allora, molto più interessante è ricreare il linguaggio, il mondo immaginario, l'immaginario culturale degli anni 70. Il problema appunto di opere come quelle, secondo me, ma posso sbagliare, di opere come quelle di Arena, Catalan è un altro caso perché ambiguità, ecco, è la parola giusta per definire, quindi io lo metterei da parte, però il problema è di rappresentare gli anni 70 con un linguaggio creato negli anni 70, quindi la nostalgia al quadrato, per cui era, e quel linguaggio è stato creato da artisti che a quell'epoca avevano 25-30 anni, che avevano dei valori completamente diversi, che vivevano immersi in un mondo completamente diverso dai trentenni o dai 35 anni di oggi. Quindi diciamo, usare, parlare degli anni 70 usando il linguaggio degli anni 70 è come chiedere l'approvazione, cioè presentarsi dagli adulti per avendo svolto un compitino. Ecco, questa è la mia impressione. Invece ciò che io trovo di interessante, non solo nei romanzi in italiano, ma in alcuni film, che poi appunto possono essere anche discutibili, possono non piacere, però è il fatto di prendere posizione e dimostrare coraggio. C'è questo gruppo musicale, per esempio, che si chiama Calibro 35, e loro fanno un'operazione di questo tipo, secondo me, estremamente interessante. Cioè loro recuperano le colonne sonore che erano di altissima qualità dei film italiani degli anni 60 e 70, film di genere, quindi non solo Morricone, ma per esempio un autore come Stelvio Cipriani, che è un grandissimo autore non riconosciuto abbastanza, e le leggono in chiave come se fossero brani post-rock. Cioè loro hanno individuato in quei moduli una specie di deviazione storica. Perché? Perché appunto, parlando con il bassista di questo gruppo, ciò che loro hanno riconosciuto immediatamente è l'elemento fortemente artigianale che c'è all'interno di queste composizioni. Innanzitutto appunto la composizione era fatta da un compositore di altissimo livello, ma i musicisti che suonavano in queste colonne sonore dovevano realizzare in pochissimo tempo e venivano ognuno da esperienze musicali diverse. Poi una domanda che non dovrei fare io. Nella nuova epica, in Sergio Leone, in questi richiami, non c'è un soggetto che in questi anni è cresciuto molto, che è la donna. È molto maschile. Sergio Leone è un universo prevalentemente maschile e credo in parte anche nell'epica in generale, ma sicuramente non è. Forse sto rubando la domanda a qualcuno. No, è molto interessante perché alla figura della donna in questi romanzi Italian Epic sono stati dedicati anche proprio studi critici, perché per esempio soprattutto nei romanzi di Valerio Evangelisti e di Giuseppe Genna, ma anche in quelli di Wu Ming, la donna sembra una figura marginale, in realtà è una figura estremamente complessa e a suo modo centrale, è veramente una figura mitica appunto. Che recupera dei ruoli che la letteratura italiana sembrava aver smarrito. E, per esempio, vi invito a leggere un bel romanzo di Giuseppe Genna che si chiama Grande Madre Rossa, e anche appunto nei romanzi di Evangelisti, che apparentemente appunto sono molto maschili, perché sono il modello chiaramente Salgari da una parte. Sì, sono lì, cioè, perché loro proprio prima inconsapevolmente, poi sempre più inconsapevolmente, perché per esempio i Wu Ming hanno recentemente pubblicato due studi importanti su Tolkien, hanno cominciato a riflettere proprio sulla l'importanza e in qualche modo l'adattamento della figura femminile alla narrazione epica contemporanea che loro stanno lavorando.